Utilizzo dei fondi del PNRR per nuovi progetti e l'efficientamento dell'esistente e nuove realtà produttive. Punta Sieve, nella città metropolitana di Firenze, porta verso est a 13 km dal capoluogo, va in direzione di un nuovo ammodernamento. Punta Sieve ha di fronte, diciamo, un cambiamento epocale, una rivoluzione importante, positiva, perché a fianco della mole di investimenti e di finanziamenti che siamo riusciti a ottenere attraverso il PNRR e non soltanto, insomma, a fianco del PNRR abbiamo ottenuto anche altri finanziamenti da parte della Regione e dello Stato, che sono appunto oltre 40 milioni di euro e che ci consentiranno di fare tantissimi interventi su tutto il nostro territorio, in particolare sulle scuole, sull'edilizia scolastica, sull'efficientamento energetico, sulla messa a norma sismica e sul rinnovamento, insomma, di tutte le nostre scuole. Ne abbiamo anche diverse, perché il nostro comune si caratterizza per avere una scuola quasi in ogni frazione, insieme agli impianti sportivi ovviamente ad essa collegati, che sono gestiti dalle tante associazioni che abbiamo. Oltre a questo, alla mobilità dolce, che è l'altro tema su cui ci siamo concentrati, e quindi la casa di comunità che arriverà finalmente sul nostro territorio. Quindi, oltre a questo grande mole di investimenti che appunto è iniziata ad andare avanti e che ovviamente contiamo di realizzare nei prossimi anni seguendo le tempistiche del PNRR, che sono anche molto stringenti, si affianca anche l'arrivo di aziende produttive importanti. Anche su questo abbiamo lavorato molto per essere capaci di attrarre lavoro, che è un punto fondamentale del lavoro della nostra amministrazione in questi 10 anni, lavoro, occupazione, quindi far rinascere Punta Sieve dal punto di vista produttivo. Era un po' il nostro comune si caratterizzava in passato, un paio di decenni fa, forse anche di più, per avere tante aziende che producevano. Poi tutto questo si è un po' trasformato, si sono perse un po' di aziende, si è spostato, diciamo, tutto un po' sul direzionale, no? E invece noi in questi anni abbiamo lavorato per essere nuovamente attrattivi in quei settori che hanno sempre caratterizzato il nostro comune, i settori produttivi come l'agroalimentare, quindi la produzione del vino, dell'olio e di tutto ciò che ha a che fare con l'agroalimentare, insieme anche alla metalmeccanica, è un altro settore che ha da sempre caratterizzato il nostro comune, metalmeccanica sia legata alla produzione, per esempio, di accessori legati all'alta moda, alla moda, alla pelle, alla produzione della pelle, ma anche metalmeccanica pura, e per esempio mi viene in mente le officine ferroviarie, che è l'altro tema su cui è nata, insomma, Punta Sieve in passato, su cui si è sviluppata Punta Sieve. E a fianco a questo il tema della moda, dell'alta moda, in particolare della lavorazione della pelle, per la quale abbiamo un know-how di manodopera, di capacità, di cultura che c'è su questo territorio e che stiamo rilanciando, insomma, proprio adesso. Arrivano aziende importanti come Tod's, come Louis Vuitton, Gucci è già arrivata e già in questi ultimi 2 anni, insomma, si è installata nel nostro comune. Insomma, diciamo che da questo punto di vista davvero c'è una rivoluzione in atto che cambierà il volto del nostro comune, del nostro territorio, e darà un'opportunità importante alle nostre cittadine e ai nostri cittadini di crescita. E abbiamo lavorato anche mettendo a disposizione, cercando di creare le condizioni per mettere a disposizione, ad esempio, le aree dismesse che abbiamo nel nostro comune. Ce ne sono alcune storiche che finalmente adesso vedranno una prospettiva di sviluppo e di rilancio e di recupero, come ad esempio le aree ferroviarie, che sono proprio al centro del nostro capoluogo, che lo tagliano in due. Aree ferroviarie che sono, diciamo, suddivise in 3 parti. C'è una parte che è di proprietà del comune, acquistata negli anni 2000, che si trova tra la stazione di Punta Sieve e l'azienda Ruffino, l'azienda che produce vino, l'azienda Ruffino. In quel pezzo di territorio che è di proprietà del comune abbiamo lavorato affinché
diciamo con l'obiettivo di mettere, di ospitare all'interno servizi pubblici, e mi viene in mente appunto finalmente la realizzazione, grazie all'impegno della regione, alla scelta che la regione ha voluto fare e che noi abbiamo veramente caldeggiato, di andare a collocare all'interno della nostra area ferroviaria la casa di comunità della Val di Sieve, quindi che sarà a servizio di un territorio vasto e che è una struttura sanitaria, diciamo, molto attesa dalle nostre cittadine e dei nostri cittadini, il parcheggio scambiatore che è nell'ottica e nell'alveo del PUMS della città metropolitana, serve una delle stazioni più frequentate della nostra provincia, ed altre funzioni sempre di servizio, mentre l'area, quella che era di proprietà delle ferrovie e che adesso è stata appunto acquistata da una delle aziende produttive di cui parlavo prima, che è l'azienda Bertolotti, è l'area che va dalla Ruffino al sottopasso dei Veroni, anch'essa sarà rigenerata, recuperata a fini produttivi e ci consentirà anche di ospitare qualche altra funzione come quella commerciale, di servizio al quartiere e magari anche formativa. Quell'area lì è un'altra area che era oltre 30 anni, che era dismessa e che adesso trova un futuro, ma lo trova dando occupazione, quindi ospitando un'azienda davvero di rilievo che si occuperà sempre di lavorare nell'ambito ferroviario. La terza area dismessa ferroviaria, ex ferroviaria, è la ex area Centauro, dove sorgerà un centro di ricerca sulle energie rinnovabili che sarà poi gestito dal consorzio Record, diretto dal professor David Chiaramonti, che è il vice rettore del Politecnico di Torino, che si occuperà proprio dello studio delle rinnovabili, dei biocarburanti, a servizio non soltanto degli enti pubblici, dei comuni dell'area, ma anche delle aziende dell'area che potranno utilizzare questo centro per sviluppare tecnologie nel campo delle rinnovabili. La mobilità dolce è una delle priorità dell'amministrazione, non è quindi forse un caso che il prossimo 29 giugno Pontassieve sarà attraversata dalla storica prima tappa italiana del Tour de France che, partendo da Firenze, proseguirà in direzione Rimini e quindi Emilia-Romagna. Il tema della mobilità dolce, delle ciclabili, che poi non sono soltanto piste dove andarci con la bici, ma anche dove camminarci a piedi in sicurezza, è stato per noi un elemento importantissimo anche nei progetti che abbiamo presentato piano piano, insomma, in questi anni delle due legislature, che ci hanno consentito, ci consentiranno, oltre che di realizzare una rete all'interno, per esempio, del capoluogo che collega vari punti importanti, la scuola, le scuole anzi, il parco fluviale, il centro storico, quindi attraverso questa rete, la stazione di Pontassieve alla scuola Balducci, alla scuola superiore Balducci, attraverso appunto le ciclabili, anche grazie a finanziamenti della città metropolitana, ci consentono a livello urbano di mettere in sicurezza tutta una serie di percorsi e renderli fruibili e sicuri. Allo stesso tempo abbiamo lavorato in questi anni e oggi siamo, come dire, stiamo realizzando anche il collegamento tra Sieci, che è la frazione più popolosa, diciamo, che il nostro comune ha, intorno a 4-5 mila abitanti, quindi una frazione importante, al capoluogo di Pontassieve, attraverso appunto sostanzialmente una sorta di anello, quindi due percorsi che stanno uno lungo il fiume e uno a monte della ferrovia, grazie al quale appunto noi potremmo, i cittadini del nostro territorio si potranno spostare sia in bicicletta che a piedi, e lo vediamo da, siccome questi interventi sono in corso di realizzazione, alcuni dei quali sono anche abbastanza avanti, ecco, fin da subito, fino da quando in qualche modo sono arrivati vicini ad essere completati, neanche ancora completati, abbiamo visto come un numero impressionante di persone hanno iniziato subito a frequentarli, quindi tante persone hanno iniziato a passeggiare lungo questi percorsi che, come dicevo, metteranno in sicurezza un collegamento tra la frazione più importante e il capoluogo, che altrimenti non esisteva, perché l'unico modo, diciamo, anche a piedi o in bicicletta prima per spostarsi da Sieci a Pontassieve era lungo la statale, quindi con, ovviamente, non sto a raccontare
quanto questo possa essere pericoloso anche a causa chiaramente dell'elevato traffico che c'è su una strada statale. Questo 29 di giugno è un appuntamento importantissimo per il nostro comune, per i comuni poi coinvolti nel passaggio del tour, e dico per Firenze, ma quando dico Firenze mi riferisco non a Firenze comune ma a Firenze città grande, a Firenze metropolitana. Un appuntamento importante perché porterà su questi territori migliaia e migliaia di persone e porterà i riflettori, ecco, diciamo che il Tour de France si porta dietro, che sono riflettori che hanno chiaramente una ricaduta e un coinvolgimento di pubblico immenso a livello mondiale, e quindi è come dire, un po' la ciliegina sulla torta, perché ci apprestiamo a fare tutti questi progetti che cambieranno il volto del nostro comune, e modo migliore per puntare, mettere la lente di ingrandimento e far risaltare insomma il futuro che abbiamo davanti e che stiamo costruendo e verso cui stiamo guardando, con un evento di questo calibro che sicuramente farà parlare molto di più, ancora di più, del nostro territorio e del nostro comune. Quindi davvero, come dire, il momento giusto, ecco, per avere un passaggio così importante, avere un riflettore puntato su un comune che ha davanti un futuro di grande cambiamento.